Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 39 del 2016 di Electric Motor News. In questi minuti dedicati al mondo dei veicoli ecologici, abbiamo registrato la puntata praticamente dall'esterno, perché siamo stati a pochi chilometri dalla nostra sede, a Canonica Rada, dove sono state inaugurate due colonnine di ricarica per veicoli elettrici di e-mobility, e noi ne vedremo questi servizi con delle interviste che abbiamo fatto a partire dalla inaugurazione proprio del sindaco con la parola di Silvia Bugini, che come sapete è molto impegnata in prima persona con la sua famiglia, con Eugenio Garavaglia, il marito, nella promozione della mobilità elettrica. Vedremo anche dei servizi di Future Trial con due delle interviste a Monica Pasqualini e a Quirino Tironi, che sono i responsabili di questa azienda che si propone di correre in trial con delle moto elettriche. Molto interessante questa iniziativa di questa azienda bergamasca. Vedremo anche un servizio, questa volta non a Canonica Rada, bensì a pochi passi dalla Canonica Rada, a Grasobbio, sempre in provincia di Bergamo, con la parola di Giuliano Campagnola, che racconta tutte le news di Ecorrent SRL, e in modo particolare racconta che Ecorrent diventa rivenditore, dealer di Torot, un'importante azienda spagnola che costruisce moto elettriche. E in più vedremo un servizio di Tazzari, che è stata anche protagonista al Motor Show di Bologna. Allora iniziamo subito con il primo dei servizi, con l'inaugurazione delle due colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Canonica Dadda, colonnine fornite da e-mobility a costo zero per il comune, e vediamo la parola del sindaco di Canonica Dadda e anche la parola, molto toccante, di Silvia Bugini, che, come dicevo, si occupa della promozione della mobilità elettrica. Vai. Dovresti sapere come sono le No, loro c'è abbiamo la signora Silvia, che viene dall'Urano e che ha due auto elettriche, quindi lo fa da Esatto. quanti anni? Da 3 anni e mezzo. Allora io volevo fare le congratulazioni a questa amministrazione, perché a rendere onore, noi siamo cittadini di Lurano, abbiamo due auto elettriche e crediamo nel futuro. Davvero l'amministrazione ha visto lungo, è una cosa importante, manteniamo un bene comune che è l'aria, perché l'elettrico aiuta anche a non inquinare, e siamo qui a testimoniare che è una cosa che si può fare. Noi siamo elettrizzati da 3 anni e mezzo, quindi abbiamo 80.000 chilometri in elettrico e possiamo dire che si può fare. Questo è un'infrastruttura che comunque aiuterà a promuovere l'elettrico sia per chi è di passaggio a Canonica, e questo aiuta proprio veramente a migliorare la cultura, perché se qui uno passa e vede attaccata una spina, probabilmente inizia a dire: allora è vero, esistono. Le auto elettriche esistono, noi siamo qui a promuovere questa cosa. Non vendiamo auto, non vendiamo colonnine, non siamo amici del sindaco, non conosciamo nessuno a Canonica, ma siamo veramente orgogliosi e felici per voi che abbiate una colonnina di auto elettriche. Vorremmo davvero vederla anche a Lurano e vi invitiamo alla prossima inaugurazione, che speriamo sia presto. Va bene, grazie, grazie, molto gentile. Siamo messi d'accordo perché l'ho conosciuto 5 No, minuti fa e quindi la cosa più spontanea che esatto, ci sia. no, ci Noi tenevamo. siamo stati i primi, tra l'altro, a installare il fotovoltaico, ormai sono passati 13 anni fa, e anche lì, no? I primi, la prima cosa, ma qui cosa fate, spendete, eccetera, eccetera, sono su ancora, ce li siamo già pagati anche perché abbiamo avuto un finanziamento europeo e quindi ce li siamo già pagati, crediamo in questa cosa, quello che diceva mi sembra tutto vero, tra l'altro noi non abbiamo più nessun distributore a Canonica perché le abbiamo dismesse da tempo e questo è il nuovo distributore elettrico e ci fa piacere che anche gente che viene da fuori possa fermarsi qui, scambiare quattro parole, andare al bar, fare la spesa qui da noi, che così facciamo Esatto. contenti anche i commercianti e le nostre attività. E poi mi sembra una cosa bella con i ragazzi, che ci devono credere loro perché sono il Esatto. futuro, quindi aver coinvolto sempre i ragazzi così come li abbiamo coinvolti col fotovoltaico,
coinvolgere i ragazzi e guardare un po' al futuro. Già da piccoli devono imparare questo. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che a chi ha voluto partecipare a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare a questo signore che continua a muoversi, che è il Luigi Sabadini, che ci ha dato una mano in questa installazione, e noi speriamo di pagarci queste colonnine con la raccolta di sponsor che lui farà presso le nostre aziende e le aziende del territorio. E quindi grazie veramente per la sua passione e per la sua forza e per i suoi suggerimenti che ci ha dato. E poi a tutti quelli che hanno collaborato a fare in modo che venissero installate. Noi l'avevamo detto nel nostro programma elettorale che volevamo insistere su questo. Questa piazza l'abbiamo sistemata e ristrutturata, e l'abbiamo liberata di un po' di spazi proprio per adibirli a queste nuove tecnologie e a questo green. E quindi andremo sempre avanti in questa direzione. Grazie a tutti gli sponsor e a chi ha partecipato a questa manifestazione. Le faccio un'altra proposta: credere nella mobilità elettrica comunque è metterci la faccia. Noi siamo qui a testimoniare questa cosa. Le lancio una proposta: se volesse fare una serata per rispondere a tutte le domande della mobilità, perché quando mi vedono che sono ferma, ma quanti chilometri fa, ma poi se rimane a piedi, ma poi dove attacca la spina, certo, va noi bene, i garabugi, perché io e mio marito Garavaglia e Bugini, siamo disponibili, va bene, a rispondere a tutte le domande una serata sulla mobilità elettrica. Invitiamo anche il sindaco di Lurano. Assolutamente sì, grazie. Il sindaco di Lurano, grazie, è molto gentili e molto grazie. Va bene.